Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Palasantoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Raimond Sassari Brixen e la 12ª giornata della Serie A Gold, con le squadre intente a salutarsi al centro del Taraflex del Palasantoro. Noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dalla squadra guidata da Davor Ciutura, che è arrivata in Sardegna con i seguenti effettivi: con il numero 1 c'è Volarevic, col 2 Di Giulio, col 5 Sirot, col 6 Bulsamini, col 7 Dapiran, col 10 Arcedi, con l'11 Stricker, col 17 Koloduk, col 18 Endri Tiballi, col 19 Ardiani Balli, il 21 è di Filler, il 30 di Mimikos e il 55 di Versakovs. Per quello che riguarda invece la squadra di casa allenata da Luigi Passino, con il numero 1 c'è Spanu, col 4 Aldini, col 5 Nardin, col 6 Carta, col 7 Mura, con l'8 Kerin, col 9 De Oliveira, con l'11 Bronzo, col 13 De Logu, il 15 Edi Alilkovic, il 17 di Bomboi, con il numero 18 c'è Pintori, col 21 Del Rio, col 22 San Paolo, col 23 Gurbavac e col 33 Burzic. Si affrontano la prima e la quarta forza del nostro massimo campionato. Brixen, che arriva a Sassari ancora in battuta, forte delle sue 8 vittorie e dell'unico pareggio rimediato oltretutto sul terreno di gioco amico nel penultimo turno contro Bolzano, in una gara terminata con il punteggio di 31 pari. Se Brixen è in battuta in campionato, Sassari è in battuta su questo terreno di gioco, laddove ha vinto tutte e 5 le gare fin qui disputate. Nella fattispecie le gare sono quelle contro Fondi, Romagna, Campus Italia, Siracusa e Cassano Magnago. Brixen, che è reduce dalla vittoria sul proprio terreno di gioco contro la Junior Fasano, vittoria di misura 25-24, due punti pesantissimi per consentire alla squadra di Ciutura di rimanere in vetta alla classifica, un punto di vantaggio sulla seconda della graduatoria, ovvero l'Alperia Merano, ma ancora una partita da recuperare, ovvero quella con Pressano, che era valevole, che è valevole per l'ottava giornata e che sarà recuperata il 7 di dicembre. Arriva in questo momento il primo fischio dei direttori di gara, che sono i signori Ciro e Luciano Cardone. Raimond, che nel corso di questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione: maglia rosso-blu, pantaloncini blu, maglia prevalentemente bianca con inserti verdi per Brixen, e pantaloncini blu. Brixen, che difende al momento con i piedi all'interno dei 9 metri, e Sassari che muove palla ancora ben distante da zone pericolose per Volarevic. Kerin da Gurbavac, si accentra il numero 23, Sassari che inizia con una palla persa. E allora noi a raccontarvi la prima iniziativa offensiva della capolista della nostra Serie A Gold, con Bulsamini che prova a liberarsi della guardia di Umberto Bronzo. Arriva l'intervento degli arbitri a concedere il 9 metri a Brixen. Ardiani Balli per Versakovs, scambiano un paio di volte, 19-55, tocca palla anche Bulsamini, si torna al centrale con la maglia numero 19, coinvolto anche da Piran nella circolazione, che ora taglia in posizione di doppio pivot. Versakovs prova a liberarsi di Alilkovic, che gli mette le mani addosso in maniera un po' troppo energica, costringendo Luciano Cardone a fermare nuovamente il gioco, il tutto quando sono andati via, quando è andato via circa un minuto e mezzo sul cronometro della partita qui al Palasantoro. Balli va a cercare ancora un compagno, arriva un altro 9 metri per Brixen, prova a ritagliarsi lo spazio per la girella. Brixen con Ardiani Balli, che viene fermato irregolarmente, intervento della difesa sassarese che dà origine al primo 7 metri della partita, la cui esecuzione spetta a Davide Bulsamini. Per il numero 6 di Brixen fin qui 33 reti in campionato, che diventano 34 con la trasformazione dai 7 metri. Non può nulla San Paolo. Allora il primo gol della partita è della capolista Gurbavac, Burzic e viceversa, Kerin, Bronzo,
Kerin. Sassari ha iniziato con una palla persa, Brzic costretto ad arretrare il proprio raggio d'azione per controllare questo pallone, lavora per lui Alilković, giocano a due centrale e pivot, Alilković che nonostante l'aggressività della difesa riesce comunque a battere Volarovic e pareggiare la partita a quota 1, si alza Bulsamini, tiro è alto, non c'è neanche bisogno dell'intervento di Valerio Sampaolo. Sassari che è già ripartita con Brzic, Gurbavac si apre un corridoio centrale che viene immediatamente esplorato da Brzic che batte Volarevic, mini parziale di 2-0 per la Raimond con l'intervento di Aldini che va a prendersi il primo, due minuti della partita, cartellino giallo anche per Sampaolo, fermato fallosamente Ardiani Balli, secondo 7 metri della partita per Brixen, le lamentele di Luigi Passino che costringe subito il commissario Carmen Onnis agli straordinari, anche Ciutola viene invitato a mantenere i piedi oltre il perimetro di gioco, quasi 3 minuti sul cronometro, siamo 2-1 per Sassari. Partita che si era aperta con il 7 metri trasformato da Bulsamini al quale hanno risposto Alilković e Brzic, ora il numero 6 di Brixen, terzino classe 1995, all'opportunità nel duello individuale contro Marco Spano di trovare il pari a quota 2, un paio di finte di Bulsamini che schiaccia palla a terra, trafigge Spano, tutti i suoi i gol della capolista, entrambi arrivati dai 7 metri. Sassari ora deve giocare i prossimi 120 secondi mal contati in inferiorità numerica con Brzic come di consueto a organizzare l'attacco della squadra sarda. Gurbavac, palleggio di Brzic, l'incrocio con Kerin, ora centralmente il giocatore nativo di Kilmash, sale, riceve, o meglio non riceve Alilković, poi Kerin potente ma centrale, Paravolarevic raccoglie Alilković e poi sbaglia dai 6 metri sciupando la ghiotta occasione per consentire alla Raimond di rimettere la testa avanti. Intervento energico questo di Alilković che va a fermare Kolodiuk. Bulsamini, spazio per il numero 6 Sampaolo a preservare la sua porta. Sassari se la cava in questa difesa in inferiorità numerica. Brzic a scambiare due chiacchiere, pallone con Kerin, Alilković, Kerin, Bronzo, Brzic, Kerin, Gurbavac. Sassari che deve reagire dopo la sconfitta, la terza esterna in questo campionato rimediata a Bolzano, tira Gurbavac, Paravolarevic che preserva il primo palo, Sampaolo non fa in tempo a rientrare, viene punito dal primo giocatore di Brixen ad andare a bersaglio e a non rispondere al nome di Davide Bulsamini, ovvero Gianluca Dapiran. 3-2 Brixen. Gurbavac, Brzic, Kerin, Bronzo. Si allarga sull'ala sinistra Nardin. Kerin, Brzic, dentro il campo Nardin, la lascia lì per Kerin, Gurbavac cerca Alilković, la palla è imprecisa, altra persa di Sassari che farebbe bene a contenere questo dato per provare a infliggere la prima sconfitta stagionale a Brixen, con la palla lunga per Nardin che anticipa Volarevic per questione di centimetri, poi segna il più facile dei gol a porta vuota, palla persa di Brixen immediatamente punita da Sassari sull'asse Sampaolo Nardin. Versakovs, Ardiani Balli, Bulsamini, Ardiani Balli, Versakovs. 6 minuti tondi tondi sul cronometro, 3-3, dalla schiacciata a terra sui 6 metri a cercare Henry Tiballi. Ci mette tanta fisicità la difesa di Sassari. Bulsamini, taglio di Versakovs, salta Bulsamini, la lascia lì per Kolodiuk, poi l'uscita aggressiva di Kerin su Ardiani Balli,
palla in ala per Dapiran, c'è spazio per il set, torna a far gol Brixen, due gol di Dapiran e due di Bulsamini per la squadra di Ciutura, accompagnato per le terre Brzic. Si gioca Lilkovic ancora per il centrale ex Bolzano, poi Gurbavac, aggressivo Bulsamini. Gurbavac non può andare da Brzic, allora sceglie Kerin. Alilkovic, Kerin, Brzic, aggressivo i balli, Brzic prova a ritagliarsi lo spazio per il tiro, irregolarità di Kolodiuk, palleggio di Brzic, Kerin, i due rischiano anche di entrare in rota di collisione, arrivano due minuti anche per Bulsamini, prima espulsione temporanea anche per la squadra quest'oggi in trasferta. Un gioco che ripartirà dai 9 e dalle mani di Damir Alilkovic. Brzic, Kerin, Gurbavac, un'occhiata a Nardin, poi Brzic, cerca Alilkovic, prova a metterci una mano Kolodiuk, lo fa in maniera non lecita. Gurbavac, Brzic, linea di passaggio intercettata da Dapiran che può involarsi nel duello individuale con San Paolo, trafiggerlo e regalare il primo doppio vantaggio ai suoi. Tre reti consecutive di Davide Bulsamini. Nardin, Gurbavac, Brzic, Kerin, Brzic, Alilkovic, libera spazio per Gurbavac, assist per Brzic, lavorano bene l'asse 23-33 per la Raimond che dimezza il ritardo, si riporta a strettissimo contatto. Dapiran, Ardian i balli da Versakovs, in casa Brixen, campo anche per Lucas Stricker, il miglior marcatore della squadra di Bressanone con i suoi 46 gol fin qui realizzati. Da lontano Versakovs, Ardian i balli, eccolo Stricker, rimane a terra da Piran, si gioca, poi Aldini a rallentare Ardian i balli. Cronometro che si ferma per la prima chiazza di sudore da asciugare al Palace Antour, 8:53, un gol di vantaggio per la squadra di Davor Ciutura. Percorso fin qui perfetto della squadra quest'oggi in maglia bianca che, come ricordato in apertura, ha vinto 8 delle 9 partite fin qui giocate in campionato. Sassari perfetta invece in casa, un po' meno, anzi decisamente meno in trasferta, dove il bilancio racconta di due vittorie, un pari e tre sconfitte. Ardian i balli, Stricker, Versakovs, Ardian i balli, rimane a terra, rischia di buttare via palla Brixen, il tuffo di Kolodiuk a preservare il possesso, poi lo spazio per Ardian i balli che tira sul pallo, intervento irregolare della difesa rosso-blu, terzo a memoria, 7 metri per Brixen. Sul punto di battuta, dopo i due tentativi entrambi realizzati da Bulsamini, ora Stricker, San Paolo raccoglie Stricker con lo schiaffetto, seconda parata consecutiva di San Paolo che esulta. Strepitoso doppio intervento del portiere ex Pressano, Kerin, Gurbavac, doppia parata di San Paolo che accende e prova a far entrare in partita anche il pubblico del Palace Antour. Kerin da Gurbavac, Alilkovic, Gurbavac, Brzic con Dapiran quasi faccia a faccia, Kerin, Brzic,
a cercare bronzo, devono ancora entrare in partita le ali della Raimond. Brzic con la palla persa, la spinta di bronzo è irregolare. Due minuti per Umberto Bronzo, qui con mestiere Ardi Aniballi quasi a tagliare la corsa di bronzo che provava a recuperare. Arbitri che hanno punito il sacrificio difensivo del giocatore ex Siracusa, Fasano e Siena, ennesimo 7 metri di questo avvio di partita per Brixen. Torna Bulsamini, e 10-28, un gol di vantaggio per gli ospiti. Luciano Cardone che va a scambiare un paio di chiacchiere col commissario prima della ripresa del gioco. Segna Davide Bulsamini, sono tre per lui. Reti di Brixen equamente divise tra l'uomo che ha appena segnato e Gianluca Dapiran. Nuovamente due di vantaggio per la prima della classe. Kerin Brzic debutta nella partita. De Oliveira, Brzic, Kerin, Gerbavac, Brzic, Kerin, la lascia lì per Brzic, ora Gerbavac. Kerin si alza ai 10 metri, il muro di Bulsamini, raccoglie San Paolo. Gerbavac, Brzic, forza il tiro, Brzic, tutto facile per Volarevic, lo sfondamento preso da Gerbavac con Endri Tiballi che ha perso in questa circostanza il controllo del corpo. Nonostante la partita sia ancora giovane, intervento fondamentale questo di Gerbavac. Un Brixen che si stava involando per ritoccare il massimo vantaggio sul più 3. Kerin, Brzic, cerca Lilkovic, altra persa per Sassari. E allora Kolodiuk contro San Paolo. 7-4. Il massimo vantaggio che arriva ora. Tante palle perse, forse troppe per poter pensare di fare partita, di stare in partita contro quella che fin qui si è dimostrata la squadra più forte di tutte in Italia. Brzic, Kerin, libera al lato De Oliveira che taglia in posizione di doppio pivot. Brzic scambia con Gerbavac, si va in ala da Nardin che prova con la girella, neutralizza Volarevic. Endri Tiballi aspetta l'arrivo dei compagni. Intervento arbitrale che punisce Aldini. Bulsamini, Ardi Aniballi, Bulsamini, Versakovs. Scambiano centrale terzini di Brixen. Ancora il 55. Centralmente Bulsamini, Ardi Aniballi, Bulsamini, Versakovs prova a liberarsi di Aldini con lo scavalcamento, poi De Oliveira da Piran, il contatto con De Oliveira, il tiro di Bulsamini, la parata di San Paolo che poi preserva il possesso della Raimond con lo schiaffetto e manda la palla sul fondo. Siamo già dall'altra parte con De Oliveira che conta i passi e incastra il pallone sotto l'incrocio dei pali, diventando il quarto marcatore di giornata per la Raimond che risale fino al meno 2 quando ci avviciniamo a piccoli passi al giro di boa in questo primo tempo, in quello che è il big match della 12ª giornata della Serie A Gold. Bulsamini, Ardi Aniballi, Bulsamini si alza ai 10 metri, cerca Andri Tiballi, palla persa, Brzic è già scappato dall'altra parte a Lilkovic che dà un'occhiata a Volarevic e si divora il punto del meno 1, errore sanguinoso questo di Damira Lilkovic. Bulsamini in ala da Piran che punisce l'imprecisione sassarese, quarto gol di Gianluca Dapiran e si passa in poco più di un battito di ciglia
dal potenziale 6-7 al reale e concreto 5-8. Kerin De Oliveira, Kerin Brzić, Grbavac, Brzić, si fa vedere e riceve da Kerin Nardin. Sui 6 metri c'è anche il 5, ora si riapre in ala, Grbavac mette palla per terra, Kerin da Brzić, offre una linea di passaggio a Ilkovic non esplorata, poi il fallo di Bulsamini. Grbavac, Brzić, Grbavac, il palleggio del numero 23 della Raimond, Kerin a cercare l'incrocio dei pali, trovare la parata di Volarevic, ma soprattutto l'intervento falloso di Dapiran. Sassari che sicuramente quest'oggi non si può permettere i blackout che sono arrivati soprattutto lontani da questo terreno di gioco. Sale Grbavac, cercato a Lilkovic, palla che gonfia la rete alle spalle di Volarevic. Lilkovic chiede 2 minuti per l'avversario che l'aveva strattenuto, di difforme opinione il duo arbitrale. Dall'altra parte Kolodiuk che dà un'occhiata a Versakovs, non lo può servire, e allora Brixen che abbassa per quanto consentito dal regolamento il ritmo della partita e del suo attacco. Ardiani Balli, Versakovs si torna centralmente dal 19, ora Bulsamini cercato Endriti Balli, nove metri Brixen, già battuto, scambiano gli Balli, ora Bulsamini, fischio arbitrale. Nove metri per Brixen, intervento irregolare probabilmente di De Oliveira. Bulsamini con Endri Tiballi che prende posizione sfruttando il vantaggio fisico contro Brzić e coglie l'occasione per restituire un tris di reti a Brixen, tris di reti di vantaggio chiaramente. 16-50. Kerin, Brzić, Grbavac, arriva la chiamata del centrale della formazione, ora con la palla in mano Kerin, Nardin, Kerin, Brzić, la finta, Grbavac dai 9, 9 metri Sassari, già battuto Grbavac. Si alza dai 9, o meglio finta di alzarsi dai 9. Brzić torna dal nativo di Lyubushko. Attacco prolungato per Sassari, Grbavac, Brzić schiaccia a terra per Nardin, troppo basso, non può controllare l'ala sinistra della Raimond, palla recuperata da Brixen, se preferite persa dalla Raimond. Bulsamini con spazio, allarga da Dapiran che trova il primo palo, allunga la squadra di Ciutura, e allora Passino decide di fermare la partita con i suoi sotto di 4 a poco più di 12 minuti dall'intervallo. Time out in campo, piccola pausa anche per noi. Nuovamente in diretta dal Palasantoro di Sassari, 4 gol di vantaggio per Brixen, partenza sprint
per gli uomini guidati da Davor Ciutura. 5 gol di Gianluca Dapiran da una parte, 2 di Alilković e Brzić, questi migliori realizzatori per squadra di questi 18 minuti di partita che sono andati in scena al Palasantoro. Kerin per Brzić, un'occhiata a Gurbavac, la cui ricezione viene disturbata o meglio ritardata da Kolodiuk. De Oliveira dai 9, poi Gurbavac per Kerin, ancora Gurbavac, ottima uscita dal timeout della squadra di Passino. Primo gol nella partita per Josip Gurbavac, il palleggio di Bulsamini, ricezione un po' troppo semplice qui per Endri Tiballi che si libera dalla guardia di De Oliveira e ristabilisce il più 4. Gurbavac prova a infilarsi centralmente, rimane a terra il numero 23 che poi si spiega con Endri Tiballi che si è sincerato delle sue condizioni prima della ripresa del gioco. Kerin, un'occhiata a Gurbavac, ora Brzić, meno 4 per Sassari. Alilković, Gurbavac, Brzić cerca la posizione tra secondo e terzo. Alilković si alza, Gurbavac smorza il muro, blocca Volarevic, la Pirana era già scappato dall'altra parte. Brixen con pazienza, Ardiani Balli allarga per il numero 7, la girella che va a bersaglio. Continua a fare malissimo a Sassa di Gianluca Dapiran, sono del numero 7 la metà dei gol realizzati da Brixen. Brzić è rientrato, Bronzo ha scambiato con Kerin, Brzić, Gurbavac attira le attenzioni della difesa, poi Brzić fermato da Ardiani Balli, semplice 9 metri per la squadra di Passino. Brzić, Gurbavac si accentra al 23, cerca il ribaltamento in ala per Bronzo, l'intervento di Ardiani Balli arriva con un piede dentro l'area, nel frattempo c'è un giocatore rosso-blu a terra, si tratta di Josip Gurbavac. Minuti 6 secondi sul cronometro, 7 per Sassari, 12 per Brixen. Noi ad approfittare della pausa per offrirvi una fotografia in termini statistici, in termini di reti realizzate, di quanto accaduto fin qui sul terreno di gioco sassarese. Per la Raimond ci sono 2 gol di Alilković, altrettanti di Brzić e 1 a testa per Nardin, De Oliveira e Gurbavac. In casa Brixen invece 6 di Dapiran, 3 di Bulsamini, 2 di Balli e 1 di Kolodiuk. Dovrebbe essere tutto pronto per la ripresa delle ostilità, un gioco che riparte dai 9 metri e da Damir Alilković. Brzić, Kerin, Brzić, Gurbavac, palla che si muove ancora distante dai 9 metri, Nardin, Kerin, Gurbavac mette palla per terra, servizio per Nardin che viene fermato irregolarmente. Alilković pensa al tiro dopo la battuta rapida dei 9 metri eseguita da Nardin. Sassari ora con più pazienza, sale Gurbavac, ruba il tempo al muro, ma il tiro è eccessivamente distante dai pali della porta difesa da Mate Volarevic. Sassari che segna 33 gol abbondanti di media su questo terreno di gioco e ferma quota 7 in 21 minuti di partita. Ardiani Balli, Striker, Ardiani Balli da Versakovs, Striker, Versakovs rischia l'infrazione di passi, poi da Piran, Ardiani Balli lavora per lui l'omonimo Hendrik, poi Versakovs schiaccia a terra e trova il secondo palo. Continua a fare gol con ottima regolarità Brixen. Brzić, Kerin, Bronzo per interrompere la carestia offensiva, intervento falloso probabilmente di Endri Tiballi, e a terra Bronzo che
si rialza, probabilmente contatto abbastanza classico, ginocchio contro ginocchio, molto doloroso, ma solitamente non causa di conseguenze rilevanti, giacché Bronzo è già in piedi. Tocca a Nardin provare a riportare Sassari sotto di 5 in un primo tempo nel quale la squadra di Ciutura sta facendo valere la differenza in classifica, che è sì di 3 punti, ma con Brixen che deve ancora recuperare una partita. Nardin contro Volarevic, secondo gol di giornata per Giovanni Nardin, 8-13. Bulsamini, Stricker, è tornato Versakovs, Bulsamini, Stricker, Bulsamini, Versakovs, taglio sui 6 metri di Dapiran, Bulsamini, Versakovs, Stricker, sono in due sui 6 metri, Versakovs sceglie Bulsamini, palla che colpisce in pieno il palo, Bronzo, Volarevic rientra in fretta, allora Bronzo non può approfittare della sua temporanea assenza dai pali. Brixen che aveva attaccato con l'extra player, Brzic, Gurbavac, Brzic, Kerin, cambio di direzione di Brzic, buca l'anticipo Stricker, ne approfitta Kerin, ossigeno puro questo gol per la Raimond. Ha bisogno di chiudere bene questo primo tempo, 7 minuti all'intervallo. Bulsamini, Versakovs, Bulsamini, Stricker, consueto taglio di Dapiran, Bulsamini, Alilkovic cerca lo sfondamento, Bulsamini, Stricker, lavoro di Iballi dall'ala Dapiran a centrare Valerio San Paolo, Brzic chiama palla Bronzo, Brzic perde il tempo, Gurbavac va dall'altra ala, laddove riceve e fa gol Giovanni Nardin. 3-0 di parziale aperto per Sassari. Ora sul meno 3, Ciutura pare pronto a chiamare il timeout, invece per ora rimanda Versakovs sul terreno di gioco. Ristabilita la parità numerica, Stricker, Endri Tiballi, Versakovs, Stricker, duello tra numeri 11 con Bronzo, Nardin vicino al recupero, ma prima il fallo della difesa. Da rettificare la posizione dalla quale deve riprendere la partita. Versakovs, Stricker, scambiano 11-55, mette palla per terra Stricker, lavora bene Bronzo in difesa che argina Bulsamini, arriva il timeout chiamato da Davor Ciutura, 24 minuti, altrettanti secondi giocati nel primo tempo, Sassari 10, Brixen 13, timeout in campo, piccola pausa anche per noi.
nuovamente in diretta dal Pala Santoro, ultimi 5 minuti e mezzo abbondanti da giocare tra Sassari e Brix, e noi in presa diretta a raccontarvi l'uscita dal timeout degli uomini di Ciutola che rischiano di perderla, poi Stricker si ritaglia lo spazio per il tiro, la parata di San Paolo che va anche a cozzare contro il palo, Burzic per Kerin, spazio per Bronzo, il rientro difensivo di Brixen non è granché, Bronzo lo punisce, Sassari è lì, 4 reti consecutive per gli uomini di Passino, 11-13 da Piran, Stricker, Ardi Aniballi, Versakovs, ha scambiato con Kolodiuk che ora si è riaperto sull'ala destra, in quella opposta c'è da Piran, Versakovs non riesce a liberarsi via, Lilkovic, Stricker si alza il braccio degli arbitri, la Brixen deve tirare, lo deve fare in fretta, Ardi Aniballi, Kerin lo ferma, sfondo, continua la... il momento di difficoltà offensiva per Brixen, Sassari con Gurbavas, meno uno, esplode il Pala Santoro. Stricker da Piran, un palleggio e via da Stricker, Ardi Aniballi, Versakovs, debutta nella gara anche l'ala destra, classe 1997, ex Gaeta, Riccardo Di Giulio. Stricker per Ardi Aniballi, Passino continua a chiedere intensità difensiva ai suoi, Stricker, Ardi Aniballi prova a disorientare Kerin, allarga per da Piran che va anche con un po' di mestiere a procacciarsi il 7 metri, intervento falloso di Burzic al momento del tiro dai 6 metri e allora si ripartirà 100 centimetri più indietro e Brixen che può tornare a fare gol dopo una vita. Altre partite di giornata, Fondi Cassano Magnago, Campus Italia Fasano, Conversano Carpi, Merano Bolzano, Romagna Siracusa, non gioca Pressano che avrebbe dovuto disputare la sua 12ª gara in campionato contro l'esclusa dal torneo Secchia Rubiera dopo gli accadimenti nella partita contro Siracusa. Torna tra i pali Marco Spanu, Stricker per restituire 2 reti di vantaggio agli uomini di Ciutola, freddissimo Luca Stricker che fa 47 in campionato, primo gol quest'oggi per lui, diventano 6 i giocatori di Brixen a essere andati a bersaglio. 3 minuti all'intervallo, Kerin, Burzic a spostare a Lilkovic, Kerin, Gurbavac, sale a Lilkovic, Kerin con un simil consegnato, scambiano Burzic e Gurbavac, si accentra Kerin, va da Burzic che prova a liberarsi di Kolodiuk, aiuto difensivo di Ardi Aniballi che difende da primo, Burzic schiaccia a terra, grande palla in spazi angusti per Nardin, secondo errore consecutivo della Raimond da 6 metri, non a caso forse i gol di ritardo della Raimond sono altrettanti. Sfondo con Nardin che si fa immediatamente perdonare, Burzic prova il blitz da Piran, Burzic se ne avvede, va da Gurbavac, Kerin, Burzic, Bronzo, intenso in difesa Endri Tiballi, Alilkovic, Burzic, Gurbavac, Burzic, Kerin, Gurbavac, Burzic, Kerin, i 10, mette palla per terra, forza al tiro, allarga il gambone, Volarevic, scappa Gianluca da Piran, reazione di Brixen nel momento più difficile, 2 gol consecutivi,
e sono nuovamente tre le reti che separano le due contendenti, Nardin, Gurbavac, Brzić, Kerin, Brzić, Gurbavac, Kerin, sale a Lilković, pallone per Gurbavac, alto, Kolodiuk a fermarlo, Brzić prova a liberarsi della guardia di Ardian Iballi, che lo abbraccia in maniera non troppo affettuosa. 42 secondi all'intervallo, Brzić, Gurbavac, Nardin, gli mette le mani addosso Ardian Iballi, Brzić sotto passivo l'attacco della Raimond, deve tirare Brzić, angolino basso pizzicato dal nativo di Zadar, 13-15, serve un'ultima difesa a Sassari per chiudere sul meno 2 e rientrare negli spogliatoi con un minimo di inerzia. Chiaramente all'obbligo contrario, al dovere contrario, Brixen disorientato a Lilković con Ardian Iballi che guadagna il 7 metri, che verrà tirato e sarà questa l'ultima giocata del primo tempo. Pronto all'esecuzione Luca Stricker, la rabbia della panchina della Raimond. Richiamata all'ordine la panchina della Raimond dopo le proteste per questo ultimo fischio dei Cardone. Stricker contro San Paolo, si chiude qui il primo tempo con 7 metri trasformato da Luca Stricker. Termina dunque la prima frazione, Sassari 13, Brixen 16. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare un po'. Ci risentiamo fra una decina di minuti circa per la diretta della ripresa dal Pala Santoro di Sassari.
Amici di Eleven Sports, nuovamente in diretta dal Palas Santoro di Sassari. Sta per iniziare il secondo tempo di Raimond Brixen, big match della 12ª giornata della Serie A Gold. Primi 30 minuti andati in archivio con la squadra di Ciutura avanti con il punteggio di 16-13 in un primo tempo nel quale la squadra quest'oggi in trasferta è capolista del nostro campionato, ha avuto anche 6 reti di vantaggio. Brixen che muove il primo pallone della ripresa con Koloduk che scambia con Hardy Anniballi. Bulzamini mette palla per terra il 6, Koloduk vicino alla persa il team di Bressanone, Koloduk a cercare il tiro vincente di Hardy Anniballi. Primo gol del secondo tempo per i ragazzi di Ciutura. Per Sassari rientra Gurba, Vasesce, Aldini. Palleggio del giocatore nato in Bosnia, Brzic per Kerin. Si fa vedere e riceve Alilkovic che poi va a rituffarsi sui 6 metri. Gurbavac, Kerin mette palla per terra, va a sbattere contro Bulzamini. Rimane a terra il giocatore anagraficamente più esperto della Raimond, classe 82, Leo Kerin, già visto in Italia con Conversano, Bolzano, Avellino, Gaeta e Merano. In Spagna con il Porto Sagunto. Brzic, Kerin, Brzic, Gurbavac, fa un passo avanti Koloduk per impensierirne la ricezione. Gurbavac accompagnato all'uscita da Bulzamini, Kerin forza Paravolarevic. Spazio per Davide Bulzamini, palla schiacciata a terra in ala per Dapiran che ha tutto il tempo per ricevere, contare i passi, dare un'occhiata a San Paolo e batterlo sul secondo palo per quello che è l'ottavo gol della sua fin qui eccellente prestazione. Brzic, Gurbavac, Nardin, Gurbavac, Brzic, Kerin. Brixen che inizia forte il secondo tempo, parziale di 2-0, a ridare un margine non sicurissimo chiaramente, ma sicuramente incoraggiante, che viene ridotto dalla segnatura di Josip Gurbavac. Sassari che ha rincorso per buona parte del primo tempo dopo un avvio equilibrato e ora deve difendersi dall'attacco che come di consueto viene organizzato da Hardy Anniballi. Bulzamini, Dada Piran, copione sempre uguale vicino alla doppia cifra da Piran. Sono 9 fin qui. Brzic la lascia lì per Kerin, si accentra Nardin, i palleggi del numero 5, poi Burzo per Brixen. Il gol di Hardy Anniballi, nuovamente più 6, e attenzione a questa spallata di Brixen. 4-1 di parziale in 4 minuti, batte le mani la panchina della squadra sarda. Kerin, Gurbavac, Brzic, Kerin, pasticcia al momento di ricevere palla, regala da Piran, la fuga di Koloduk, e fuga vera ora, 24 in campionato per il giocatore ucraino. Raimond che aveva reagito nella seconda parte del primo tempo al primo scossone provocato dalla squadra di Ciutura e passino dopo 4:25 già costretto a fermare la partita con i suoi sotto di 7. Time out in campo, piccola pausa anche per noi.
un fin qui sontuoso Gianluca Lapiran con 9 gol sta consentendo a Brixen di guidare con un ottimo margine nella partita che si sta giocando al Palo Santoro e che vede opposte la prima e la quarta forza della nostra Serie A Gold, Gurbavac in uscita dal timeout a gonfiare la rete della porta difesa da Volarevic, rete che però vale solo tra mille virgolette il meno 6. Versakovs, Ardian Iballi, torna Stricker, si accomoda in panchina Bulsamini, Stricker, taglio in posizione di doppio pivot di Dapiran, tira Versakovs para San Paolo, Nardin evita la rimessa laterale con il tuffo, Gurbavac, Burzic, Kerin, a terra Kerin, arbitri che fermano il cronometro, 5:29, 21:15 per la squadra ora in difesa che ha iniziato con le marce altissime la ripresa, parziale di 5-2 che sommato al 16-13 del primo tempo fa 21-15. Kerin, Burzic, Gurbavac, Burzic, Gurbavac ai 10 metri, il palleggio del 23, Burzic da Nardin, scivola bene Versakovs, Burzic per Kerin, palla regalata da Piran, fuga solitaria contro San Paolo, sono 10 per Gianluca da Piran. Kerin, forza, para Volarevic che lì lo aspetta, altro tiro facile e altro gol quasi gratis per Brixen, stavolta lo segna Endri Tiballi, ritoccato il massimo vantaggio e ora anche il linguaggio del corpo dei giocatori rossoblu non sembra raccontare una bella storia, chiaramente per il fronte sardo. Gurbavac, Bronzo, ora lui da centrale, ali fin qui ben arginate, ali sassaresi fin qui molto ben arginate dalla difesa di Brixen, Nardin e Bronzo hanno segnato 4 gol in 2, Gurbavac, eccolo Nardin per provare a smentirci, tiro largo, esulta la panchina di Brixen. Fin qui grande prova di forza della capolista, unica squadra fin qui imbattuta e sempre vincente in trasferta. Versakovs, Stricker, Ardian Iballi, il blocco di Endrit, poi Versakovs, Alilkovic a spingere quasi fuori dal campo Kolodiuk, 9 metri, Stricker, Ardian Iballi si alza dai 9 metri, cerca da Piran, una delle poche perse di Brixen, Bronzo fa scappare Nardini, ha tutto il tempo per battere Volarevic, 23-16. Più di 22 alla sirena finale, ancora tanto da raccontare qui dal Pala Santoriu. Versakovs, Ardian Iballi, Stricker, Versakovs, ecco Stricker, arriva Ardian Iballi, non benissimo qui la difesa della Raimond, gli ha concesso troppi tiri facili a Brixen, qui con eccessiva fisicità Mimikos che trova il primo 2 minuti della sua partita a cronometro fermo. Bronzo, lui che è il migliore realizzatore della Raimond, 65 gol prima dell'inizio della partita di oggi che sono diventati 66 con l'unica marcatura realizzata nel primo tempo. È tornato Aldini,
ed è praticamente tutto pronto per il tentativo del numero 11 di casa. Lo aspetta Volarevic, la finta di Bronzo che gli tira tra le gambe. Kolodiuk, Versakovs, Striker, Ardianiballi, prova a farsi sentire il pubblico di casa che percepisce il momento complicato della squadra di Passino. Versakovs, Ardianiballi, non si capisce col 55, Sassari ha recuperato il pallone, o meglio gliel'ha regalato Brixen. Bronzo, Nardin, torna Gurbavac, primi attimi in campo anche per Andrea Delugu. Gurbavac, Bronzo, De Oliveira, il palleggio di Bronzo, riceve male Gurbavac, Brixen che non molla mezzo pallone. Bronzo, De Oliveira, Bronzo con un piede dentro i 9 metri, prova a salire in cattedra Umberto Bronzo. Sono ancora però tanti i gol che separano le contendenti, 18 Raimond, 24 Brixen. Versakovs, Ardianiballi, Striker, Versakovs, ora lui da centrale, Striker dentro il campo, Ardianiballi che depista Lilković, non arriva aiuto, segna ancora Brixen, già a quota 25 in poco più di 40 minuti di partita. Gurbavac, si muove De Oliveira, linea di passaggio rischiosa che Gurbavac non esplora, fuori San Paolo, dentro Spanu dalla parte opposta rispetto alla metà campo inquadrata, Andrea Farris, De Oliveira per Bronzo, Gurbavac, Nardin non ha l'abbrivio per il tiro, Gurbavac per Bronzo che deve forzare ed è un gran bel forzare, tiro che bacia il secondo palo per il nuovo meno 6 con tanto spazio Bulsamini, Ardianiballi, Versakovs, fa correre il pallone Brixen, 2 minuti per Alilković, gol di Kolodiuk. 3 per lui, 25 in campionato, 26 per Brixen in questo tardo pomeriggio. Brixen che segna 29 gol di media per partita, quest'oggi è già 26 e manca ancora tantissimo. Numeri di Sassari invece difensivi che erano stati fin qui ottimi, con le quasi 24 reti incassate per partita. De Oliveira, Delugu, Bronzo, Gurbavac, Bronzo da De Oliveira, Nardin, Gurbavac, De Oliveira mette palla per terra, Bronzo prova a lavorare per lui, Aldini, Bronzo per Gurbavac, saltato Kolodiuk, arriva tardivo e irregolare l'aiuto di Henry Tiballi, 7 metri per la Raimond. Arbitri che fermano nuovamente il cronometro e Bronzo che si allontana per cercare la giusta concentrazione. Cambio tra i pali per Brixen, esce Volarevic, entra Firer.
fischiano il cardone, va bronzo sul palo. Sorriso amaro nel rientro nella metà campo difensiva per Umberto Bronzo. Versakovs, Ardi Aniballi, Stricker, è tornato Volarevic. Ardi Aniballi, ribaltamento sull'ala destra, palla un po' bassa per Kolodiuk che non può tirare. Ora Stricker, Ardi Aniballi, il blocco di Hendrik, Versakovs, quasi di tocco per Kolodiuk. Ora si diverte anche Brixen. E ultimo quarto di partita che di questo passo rischia di avere poco senso. De Oliveira, Bronzo, De Oliveira, Grbavac, Aldini, Grbavac, mette palla per terra Bronzo che scivola da solo, rischia anche di farsi male, palla persa per la Raimond, tanto spazio per Kolodiuk, dilaga Brixen. Anche un pizzico di frustrazione ad affiorare in casa Raimond. Sta dilagando la squadra di Ciutura. Sempre più vicina alla nona vittoria in campionato in 10 partite disputate. E Raimond di conseguenza sempre più vicina alla perdita dell'imbattibilità su questo terreno di gioco. Grbavac, Nardin, De Oliveira, Grbavac, Aldini, Grbavac, Bronzo, parte da lontano il numero 11, fermato dalla coppia da Piran Mimikos che è rientrato dai 2 minuti nel frattempo. Grbavac, Bulsamini gli mette le mani addosso, fischio tardivo ma che sorride comunque a Sassari. Brixen che guida la classifica del nostro massimo campionato con 17 punti. Seguono a 16 Merano, 15 con Versano, 14 la coppia Sassari-Pressano con 13 c'è Fasano, 11 Bolzano, 9 Cassano Magnago e Fondi, 7 punti per Siracusa, 2 per Carpi e Campus Italia, 1 per il Romagna. Grbavac salta, va da Bronzo, De Oliveira, Bronzo, forzatura di Bronzo, non c'è fallo. Sta diventando quasi più facile del previsto per Brixen. Ardi Aniballi, Stricker, ora a gestire anche i ritmi dell'attacco la squadra di Davor Ciutura. Mimikos, Bulsamini per Stricker, lavora Mimikos, spazio per Bulsamini, ha parato Spanu, Grbavac, Bronzo, Kerin, si muove a Lilkovic, Grbavac allarga a sinistra per Nardin. 50° in campionato per Giovanni Nardin. Di Giulio, Bulsamini, Ardi Aniballi, Stricker, Mimikos, Bulsamini, Stricker, Ardi Aniballi con spazio, saltato Grbavac, ci mette una pezza a Lilkovic, si gioca, siamo entrati nell'ultimo quarto di partita da 48 secondi, i palleggi di Luca Stricker, si alza Bulsamini, Spanu tocca ma non basta.
Gurbavaz, Nardin, Gurbavaz, Bronzo, De Oliveira, non può servire De Logu, Bronzo, Gurbavaz, De Oliveira, ora si tuffa sui 6 metri, Gurbavaz per Nardin, ancora Gurbavaz, ha capito tutto da Pirana, anticipato Bronzo, si è involato nella metà campo offensiva, neutralizza Spanu, forse anche un po' di leggerezza per Gianluca da Pirana, che ha fallito l'opportunità per portare a 30 i suoi, poi ha ritardato la ripresa del gioco, motivo per il quale dovrà abbandonare la partita per i prossimi 120 secondi. Non la prende bene da Piran. Poco più di 13 alla sirena finale. Vantaggio non definitivo ma rassicurante per Brixen. Bronzo ha ricevuto da Spanu, ha consegnato a De Oliveira. Gurbavaz, Bronzo, De Oliveira si muove a Lilkovic, Gurbavaz schiaccia a terra per il suo pivot, probabilmente l'attacco meglio congegnato da Sassari, che approfitta della superiorità numerica. Kolodiuk, Di Giulio, prova a crederci ancora il Palasantoru, ma serve quasi un'impresa. Stricker, Kolodiuk, taglio di Di Giulio, ancora Stricker, strattonato da Lilkovic. Dai 9 Mimikos, Stricker, Bulsamini, Stricker, palleggio di Stricker, servizio per Kolodiuk, che non trova il bersaglio grosso, che dalla sua porta trova Marco Spanu, primo gol della partita, primo gol in campionato per l'estremo difensore classe 1998. Mini break Raimon. Bulsamini, Kolodiuk, Bulsamini, Stricker, Salli di Giulio, che non riceve, mette palla per terra, Stricker collassa verso il centro la difesa sarda. Bulsamini, Stricker, ci mette il corpaccione Mimikos, il pallone per lui, non si può girare Mimikos, la porta è nuovamente vuota, Bronzo non la trova per centimetri. Errore dall'ala precedente che era stato di Arcieri. Si arrabbia Bronzo, Sassa di vicino al meno 6. Si rimane 29-22. Meno di 11 al termine. Stricker, timeout Ciutura. Con i suoi avanti di 7, timeout che consente anche a noi di rifiatare un minimo.
10 gol di Dapiran da una parte, 5 di Nardin dall'altra, questi i migliori realizzatori di Raimond Sassari Brixen, 22 per la squadra sarda, 29 per la capolista della nostra Serie A Gold, partita che tarda a riprendere. Nel prossimo turno Brixen che ospiterà Merano per chiudere il suo girone d'andata, mentre Sassari farà logicamente la stessa cosa volando in terra pugliese per invertire la rotta esterna in un campo sicuramente non facile come quello di Fasano. Si riparte, Bulsamini per Ardi Aniballi, Stricker, Ardi Aniballi, Bulsamini, Stricker, va a centrare Spanu, raccoglie Stricker, ma lo fa dentro i 6 metri. Raimondo con la palla in mano per regalarsi un'opportunità. Gurbavac, Bronzo, Gurbavac, si muove a Lilkovic che non può ricevere, Bronzo forte da Piran. De Oliveira, Bronzo, lavora per lui a Lilkovic, Gurbavac a cercare il suo pivot, fermato da Mimikos. Alilkovic che avrebbe gradito qualcosa in più rispetto al 9 metri, gioco che si ferma per un po' troppo e allora Ciro Cardone ferma la partita anche per consentire l'ingresso sul terreno di gioco dello spazzolone. Sassari ha bisogno di un'altra bella reazione come quella che aveva messo in scena nel primo tempo quando era rientrata da almeno 6 fino a almeno 1, senza però riuscire a ultimare la rimonta. Gurbavac, anzi Bronzo, prova a far passare palla là dove spazio non c'è. Gli arbitri gli concedono un altro possesso. De Oliveira, palla che sbatte sulla faccia interna del palo, non c'è tocco di Volarevic, la rimessa è per Brixen. Forzatura di De Oliveira, due gol per lui fin qui. Ardi Aniballi per Stricker. Bulsamini. Ardi Aniballi, Stricker. Muovono palla centrale e terzini di Brixen. 9 minuti al termine. Stricker. Bulsamini. Stricker cercato Mimikos, deviazione di Kerin. Fischiano gli arbitri, palla ancora per la formazione di Bressanone. Ardi Aniballi prova a girarsi, Mimikos gli mette le mani addosso a Bronzo che deve in qualche maniera ovviare al netto vantaggio di centimetri e chili del pivot con la maglia numero 30 da Piran. Li chiude l'angolo Spanu, raccoglie Alilkovic, Bronzo, Alilkovic avanza in palleggio, servito Gurbavac. Alilkovic, va da Nardin, meno 6 per la Raimond. Cronometro sempre più alleato però di Brixen e sempre più nemico della formazione guidata da Luigi Passino. Esce Aldini per disturbare in parte Bulsamini, Stricker ha scambiato con Ardi Aniballi. Stricker, Ardi Aniballi, Alilkovic, 2 minuti per lui. Spanu a muso duro su Ardi Aniballi, viene accusato di aver esasperato gli effetti del contatto portatogli da Damir Alilkovic. I fischi del Palasantoro, atmosfera rovente a Sassari. Alilkovic che deve stare fuori la rabbia nella panchina della Raimond. A chi osserva il compito non semplice di giudicare la bontà delle decisioni arbitrali.
cosa che il sottoscritto non ha nelle competenze, nell'intenzione di fare. Sassari per i prossimi due minuti con l'uomo in meno, con due uomini in meno. Bulsamini, Ardi Aniballi, Stricker. Allora c'è tanto spazio logicamente per l'attacco degli ospiti, immediatamente sfruttato da Piran, che pensate aveva segnato 17 gol prima di oggi, quest'oggi sono già 11. Nardin, Gurbavac, Burzic, De Oliveira, Nardin, time out Passino, 7-11 alla sirena finale, 23 Sassa di 30 Brixen, piccola pausa anche per noi. Sette minuti e 11 secondi separano Raimond Sassari e Brixen dal definitivo rientro negli spogliatoi. 7 gol di vantaggio per la squadra ora in difesa. De Oliveira, Aldini, De Oliveira, Burzic, Gurbavac, il taglio di Aldini, intervento irregolare di Ardi Aniballi. Due minuti per il numero 19 di Brixen. Adesso sei più ridicolo di prima. 9 metri per la Raimond. Altra interruzione sul terreno di gioco. Bulsamini ad asciugare il terreno di gioco. Aldini dai 9 metri. Burzic, Raimond che deve recuperare praticamente un gol al minuto, impresa quantomeno ardua, prova a partire da Nardin, la parata di Volarevic, da Piran, Brixen che guadagna piccoli passi la metà campo offensiva, Bulsamini, Kolodiuk, Bulsamini, Stricker, è tornato Versakovs. Pallone in ala per Dapirano, la Brixen che gioca anche un po' con il cronometro. Si alza il braccio degli arbitri, Stricker, Versakovs, Dapirano, ricezione, tiro e gol. Sassari che mai aveva incassato più di 30 gol in una partita interna in questo campionato. Burzic, Aldini non riceve, si va da Gurbavac, eccolo Aldini, ...24-31...
Brixen che con la vittoria di oggi salirebbe o salirà, fate un po' voi, a quota 19. Stryker, Versakovs, Bulsamini, Kolodiuk, ribaltamento pericoloso a Lilkovic, vicino a chiudere la linea di passaggio, meglio a sporcarla. Palla che è arrivata tra le mani di Gianluca Dapiran, che si conferma miglior marcatore di giornata e anche per distacco. Burzic, Gurbavac, servizio per Burzic, fermato fallosamente da Kolodiuk, pallone ancora per i rossoblu. Burzic, Gurbavac, salta e blocca da Piran, Bulsamini fa correre Endri Tiballi. Brixen vicino alla doppia cifra di vantaggio e anche vicina a quella che verosimilmente sarà la migliore prestazione offensiva in termini di gol segnati per gli uomini di Ciutula, che al massimo ne avevano segnati 34, l'avevano fatto consecutivamente tra quinta e sesta giornata contro Campus Italia e Carpi. Gurbavac, da stabilire solo il punteggio finale. La Raimond che dunque incassa la prima sconfitta interna in campionato, continua il percorso netto lontano da Bressanone per Brixen, ad addolcire la sconfitta Burzic. Bulsamini, Kolodiuk, Bulsamini, Stryker, Mimikos, Bulsamini, Ardi Aniballi, un'occhiata a Mimikos, poi Stryker a sfondare contro Bronzo. Ciutura che concede minuti, può permettersi di concedere minuti anche al 2007 Sirot. Palla persa per la Raimond, volare in becca proprio Sirot. Spani nega la gioia del gol. Gurbavac, ci sarebbe De Oliveira, Gurbavac non lo vede o non se la sente. Alilkovic, Burzic, De Oliveira, Burzic, ancora l'intensità difensiva la squadra di Ciutura è una delle chiavi della sesta vittoria in trasferta di Brixen. Alilkovic da Gurbavac, il taglio di Nardin, Gurbavac cerca Alilkovic che ha il problema di girarsi contro Kolodiuk. Gurbavac la finta, poi Burzic ancora forte, Ardi Aniballi, la deviazione del muro non impedisce a Volarevic di parare il tiro di Burzic. Bulsamini, Ardi Aniballi, Stryker, un'occhiata a Sirot temporaneamente ignorato. Bulsamini, Ardi Aniballi, Bulsamini, Stryker, Ardi Aniballi, si muove Mimikos, perso dalla difesa, c'è spazio e gloria anche per lui. Brixen ha mandato a bersaglio 8 giocatori in questo pomeriggio, di rabbia Bronzo. Sirot, Stryker, inizia ora l'ultimo minuto, Bulsamini, Stryker, Ardi Aniballi, Bulsamini, Stryker,
Bulsamini ha recuperato Bronzo con la collaborazione di Spano, la palla lunga per Nardin, è precisa Nardin, riesce a controllare Bulsamini, gli concede il tiro, Nardin se lo prende. Ardiani Balli, Stricker, Brixen, scusate, che verosimilmente non si prenderà l'ultimo tiro della partita. Muore con la palla in mano la squadra di Ciutura. Bulsamini, Ardiani Balli, suona ora la sirena al Pala Santoru. Brixen espugna il Palasport Sassarese, lo fa in maniera anche sostanzialmente netta, 34-27 il risultato finale in favore della squadra guidata da Davor Ciutura, che si conferma regina della prima metà del campionato. 19 punti per Brixen, rimane a quota 14 invece la Raimond, che è costretta a incassare la prima sconfitta su questo terreno di gioco, arrivata per mano della capolista, che ovviamente si conferma tale, così come appena detto. Io ringrazio Andrea Farris per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa partita dal Pala Santoro di Sassari. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Raimond 27, Brixen 34. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.